Amici del mio viaggio in Francia, guardate da dove stiamo trasmettendo, un paesaggio meraviglioso. Siamo sul colle del Mont-Cenis. Il colle del Mont-Cenis, di là c'è l'Italia, la valle di Susa, e dall'altra parte c'è la valle della Maurienne con Lens-le-Bourg. Ma guardate che bella questa mucchina! Siamo interessata certo. A noi! Vieni, bella, e tranquilla, io sono un tuo grande estimatore della tua carne e del tuo latte. Perché questo è un alpage, un alpeggio dove le vaches, le vacche, qui fanno un latte che serve a fare uno dei migliori formaggi delle Alpi e quindi uno dei migliori formaggi di Francia, il Beaufort, che dopo in un altro video degusteremo anche. Oggi sono con il mio grande amico, un personaggio importantissimo, il presidente Fabrizio Giaiacoda. Grande presidente! Ci accompagnerà, ma soprattutto ci darà una mano dal punto di vista gastronomico, perché sapete che noi poi ci occupiamo molto di gastronomia. Chi mi tocca? La una vasca, guarda che bella. Ciao amore, ciao, ciao, amore. Quindi dall'alpeggio qui del Mont-Cenis, un abbraccio a tutti quanti voi. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Eccoci qua, Fabrizio. Il momento importante è l'aperitivo di domenica mattina. Per forza. Prima del pranzo. Cosa dobbiamo fare? Quindi abbiamo preso un aperitivo molto meridionale, in Francia, a base di pastissi. Fabrizio, uno è verde naturoso, quale vuoi? Tomate, quello rosso. E cos'è la tomate? Granatina e pastissi. Certo, giusto. Allora a me tocca bere il perroquet, pastissi e sciroppo di menta. Saluti amici. Alla santé. Guardate che bello amici questo balconcino qua sul lago. Con le distanze da Roma e Parigi e con la storia qua del Mont-Cenis spiegata per tutti, qui c'è il lago, è come un lago artificiale, questa è la chiesa, è una chiesa questa, c'è anche un piccolo giardino botanico con erbe alpine, molto interessante da vedere. Ragazzi, che spettacolo, c'è molta gente oggi, tantissimi motard, i motociclisti, ma ora andiamo dal nostro amico Christian, le Savoie. E facci strada, andiamo. Prego. Oggi ci tocca. Eccoci qua. Siamo a tavola. Brindiamo io e Fabrizio. Io Fabrizio, ma ci sono pure io. E tu devi fare il vino. Dopo. E rimani impegnato. Quindi beviamo un vino locale, un vino di Savoia, Vitigno Mondeuse, un vino fine, fresco, 12 gradi. Beverino, via. Beverino, buono. E partiamo con la carrellata di piatti. Ale, vai. Io ho cominciato. Ah, non mi separo mai dal mio canifio, il mio coltellino. Siamo in Savoia, non potevo non venire con un coltello in Savoia, il mio Opinel in manico di Chen Quercia, brava. E io ho preso i Dio, D-I-O-T, sono le salsicce savoiarde cotte in una salsa al vino bianco con le eschalotte, eccole qua. Che Dio, è buonissimo! La salsa con le eschalotte, lo scaloni un po' meno, la ratatouille è della Provenza, ma c'è un po' di polenta con del Beaufort sopra. Vediamo com'è. Vediamo com'è. Impressionante. Andiamo là. Ale. Una bella assiette di formaggi. Beaufort, Reblochon, Bleu. Bleu. Bleu de Bonneval. De Bonneval. Paese Tom vicino che è alle pendici del Col de l'Iseran. Il momento. Ma torniamo a noi. Torniamo molto a noi perché ci hanno portato la tartiflette. Dove? Qui. La tartiflette. La tartiflette, questo è un piatto savoiardo di montagna, un piatto non molto fine, però un piatto rustico. Come si fa? Patate precedentemente cotte. Lardon. Ecco qui. Dietetico, via. Anche qui c'è un altro. Ognon, cipolla che viene fatta rivenire con l'ardon, ma soprattutto prima di metterlo in forno si prende un reblochon, formaggio a pasta molle,
qui della Savoia, si taglia per il lungo e si mette sopra quella parte della crosta sopra che viene gratinata. Si e vede cui, bene da qua. Per cui amici non ci resta che godere. È ustionante ma buona. Patate di montagna, morbide. E poi il Robloson ha un gusto incredibile. Ma Fabrizio, presidente, ma tu come mai vieni ogni anno, più di una volta all'anno, qui da Torino a mangiare questo? È molto semplice, perché la tartiflette è una delle 10 cose per cui vale la pena vivere. Fabrizio, ti voglio stringere la mano. Io non sono d'accordo, per me è l'undicesima, però ve l'ho detto che era un uomo di grande esperienza. Grande press. Chiudiamo col botto, crème brûlée con la chartreuse che viene messa sopra e poi gli viene dato fuoco. La crème brûlée appena fredda, sopra lo zucchero caldo, la chartreuse che sviluppa stranamente dagli aromi fruttati di pera. Come sempre dove c'è la chartreuse noi andiamo. E vai. E qui chiudiamo col Genepi de Père Chartreux dal Jéroboam, che in Italia non c'è. E Christian, bravo Christian, ci serve questo nettare delle montagne della Savoia. Vai. Ok, Fabrizio, merci. Sei pronto? Vai, ma secondo me bisogna berlo alla goccia. No, no. 1, 2, 3. No. Olè. Anche stavolta una battuta. E beh, il presidente mica per niente. Grande presidente.